Davide Ploia. Davide Ploia, consigliere di minoranza di Castel Goffredo negli studi di Tempo Radio per Filo Diretto. Bentornato, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che il numero per mandare gli sms come anche i messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, per chiamarci 0376-631709, poi ancora mail diretta a @temporadio.it, e poi siamo in diretta streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo Tempo Radio, come lo siamo anche su YouTube Tempo Radio Live. Allora, iniziamo subito col parlare della sua visione di Castel Goffredo. Mi diceva consigli comunali e sì, altro. Beh, è un po' che non passo a trovarvi. E nel frattempo abbiamo avuto un paio di consigli comunali sia a novembre che alla fine dell'anno per approvare il bilancio provvisionale, e abbiamo proposto una mozione sulle comunità energetiche che è stata bocciata dicendo che era superata. Sappiamo che il tema dell'energia è il tema del periodo che colpisce sia le famiglie che le attività produttive, e abbiamo pensato che poteva essere interessante svolgere un'attività comune tra minoranza e maggioranza per incentivare le comunità energetiche, ma sensibilizzare poi l'argomento sulla parte energetica. E ci è stato detto che è una mozione superata, perché queste mozioni, diciamo, le iniziative erano già in corso, anche se fondamentalmente a quella data il comune non aveva fatto nulla rispetto a queste tematiche. E per me, per il nostro gruppo, diciamo, è stata un'occasione persa, nel senso, lo abbiamo fatto anche in passato per le scuole, ma questa amministrazione non ha voglia di ascoltare il parere degli altri, non ha voglia di collaborare. Penso che sia un messaggio sbagliato in questo periodo, perché l'ascolto è la base per poter poi fare delle scelte migliori, anche se si è in maggioranza, e la minoranza sostanzialmente conta poco e non può incidere quasi nulla per la vita poi e le decisioni amministrative. Noi abbiamo fatto questa mozione ed pensavamo fosse un'apertura significativa all'amministrazione per cercare di portare avanti un qualcosa insieme. Non è stato possibile, e purtroppo ci ha dato la conferma di come questa amministrazione non sia aperta al dialogo, va avanti un po' per la sua strada ma ascolta poco, anche tenendo presente che comunque le minoranze, abbiamo due gruppi di minoranza che rappresentano il 63% dei cittadini castellani, quindi un minimo di ascolto poteva essere utile anche per la maggioranza, per far vedere che comunque è capace di collaborare, ecco. Questo è un primo aspetto. Poi nell'approvazione del bilancio, ovviamente il tema energetico ha le sue ripercussioni anche sul bilancio, nel senso che si sono dovuti stanziare delle risorse per l'aumento delle bollette, risorse che arriveranno principalmente dall'aumento delle multe del codice stradale e da un aumento di gettito dell'IMU, che probabilmente arriva dall'incasso di alcune attività in più che ci sono a Castel Goffredo, e quindi un aumento, insomma, di 300.000 euro che comunque va a sommarsi, e quindi invece è un obiettivo primario per le amministrazioni quello di ridurre i costi energetici. Speriamo che questa emergenza finisca, ma comunque questo non vuol dire che in prospettiva, visto tutti i contributi che stanno arrivando a pioggia dall'Europa per quanto riguarda questa tematica, bisogna essere sul pezzo e cercare di fare anche rete tra magari anche qualche altro comune, perché non c'è niente da inventarsi, ma bisogna cercare di collaborare, ecco, per cercare di portare avanti magari dei bandi o delle soluzioni che possono essere utili a tutto il territorio. Questo un po' è la visione. Poi sì, anche perché, mi scusi, non è che prima dell'aumento l'energia ce la regalassero, Però è vero che c'è un aumento significativo. C'è un aumento significativo, ma comunque era già cara prima. Cioè, sì, ma quello a Castel Goffredo noi siamo indietro, diciamo, con gli investimenti sulla parte energetica da diverso tempo. Ecco, tanto per dire, i due principali edifici che sono stati costruiti a Castel Goffredo sono il Palasport e la piscina, e sono stati costruiti senza i pannelli fotovoltaici. Forse ci sarà la possibilità di intervenire sulla piscina comunale,
sembra però con un bando che arriva, ma ovviamente se arriva dopo che sono stati già spesi dei soldi e adesso bisogna mettere delle pezze, ma se a monte non si ha l'idea di ragionare appunto anche sui costi e non solo sull'investimento ma anche sui costi di gestione, ahimè queste sono poi le sorprese che ci troviamo e che poi tutti i cittadini devono pagare. Questo è un po' un aspetto. Per cui appunto c'è questo discorso, sì. Comunque era proprio un ragionamento, nel senso che se aumentano, raddoppiano il prezzo di qualcosa che costa 80 centesimi, reggo il colpo, ma se mi raddoppiano una cosa che costa 10 euro... Sì, sì, no, questo è più pesante la cosa, insomma, proprio è quello che intendevo, esatto, dire. Ancora? E poi vabbè, abbiamo, se vi ricordate, avevamo presentato un altro tema caldo a Castelgoffredo, quello delle scuole. Era stato presentato una mozione dove avevamo chiesto appunto di avere un coinvolgimento sul progetto delle nuove scuole medie. L'amministrazione sembra indirizzata a fare una scuola nuova fuori dal centro storico, e noi avevamo chiesto invece un coinvolgimento sia delle minoranze che delle scuole e dei cittadini. Ci avevano promesso appunto un incontro pubblico, e un incontro pubblico che non c'è mai stato. È stato fatto un incontro, penso, con le scuole, ma un incontro pubblico per discutere di questa questione non è stato mai fatto. Tanto per rimarcare lo stile che ha avuto l'amministrazione in questo periodo. È un passaggio delicato, anche perché nel frattempo hanno partecipato a un bando che non è andato a buon fine. Recentemente è stato anche pubblicato l'esito di un bando sulla viabilità stradale, che doveva essere anche il collante per cercare di collegare questa nuova scuola che si diciamo identificata nella zona Sisam, via Svezia, dove c'è il Palasport. Purtroppo anche questo bando non è andato a buon fine, quindi ci ritroviamo che comunque, oltre a non avere i fondi per questa nuova scuola, non abbiamo i fondi neanche per la viabilità, e quindi ci sono molti punti di domande su questa struttura. Noi ci auspicavamo che ci fosse un dialogo aperto anche per valutare la possibilità di valutare anche la nuova struttura nell'attuale posizione in centro storico, almeno il valutarla, ecco, perché anche questo poi comporta delle spese per la viabilità, come abbiamo detto, e che non sono neanche menzionate nell'attuale triennale delle opere pubbliche. Quindi se viene gestita male quest'opera, rischiamo di avere per anni dei costi senza poi avere l'idea effettivamente di quanto dovremo pagare nei prossimi anni questo investimento. Questo a noi sembra, diciamo, sempre nell'ottica della collaborazione, visto che sono comunque opere che coinvolgeranno diverse amministrazioni, perché sappiamo l'iter che c'è nel fare le opere pubbliche, poi si parla tra i 10 e i 12 milioni di euro di investimento, più le scuole elementari per l'adeguamento sismico, quindi 14-15 milioni di euro per il comune di Castelgoffredo sono investimenti importanti, e non è una cosa che si risolverà con un'amministrazione, quindi è importantissimo che certi progetti vengano condivisi anche con le minoranze e con il comune e i cittadini, per cercare di andare nella direzione insieme nel migliore dei modi. Ma questo, insomma, abbiamo visto che non è uno stile che non interessa, e purtroppo questo modo di fare può portare anche degli errori, quindi noi continuiamo a punzecchiare per cercare di far cambiare idea all'amministrazione. Adesso comunque siamo a fine mandato, vedremo poi la prossima amministrazione cosa deciderà di fare, ecco. Lei che cosa si candiderà ancora? Questa è la domanda. Ma a questo punto che si fanno tutti. Allora, sicuramente come gruppo civico siamo già valutando, ci presenteremo sicuramente come lista. Per quanto riguarda le candidature e i nomi, penso che nel prossimo mese verranno un po' sciolti un po' i dubbi sulle varie possibilità che ci sono. Quello che posso dire è che sicuramente sarà una lista civica trasversale, come un po' era stato il nostro idea di progetto civico, aperta sicuramente alle persone che vogliono fare per il nostro comune, per la nostra città, guardano più alle persone che eventualmente all'appartenenza politica, perché a livello comunale bisogna guardare le persone, quello che uno può fare per il proprio comune.
Vediamo, adesso ci sono vari gruppi, un po' di movimento c'è, adesso ci sono in mezzo ancora le regioni, le elezioni regionali, quindi penso che dopo la giornata di oggi vedremo un po' il da farsi, ecco. Con scarsa affluenza, con scarsissima. Molto scarsa. Ma penso che questo sia il vero problema poi di tutte le amministrazioni, ed è per quello che bisogna avere un atteggiamento di apertura e di vicinanza ai cittadini. Perché vedere, vedere queste percentuali intorno al 30-40% di partecipazioni per un'elezione regionale è veramente, veramente triste, ecco. Quindi vuol dire che si è persa un po' la speranza che la politica possa veramente incidere sui cambiamenti dei cittadini, cosa che invece si può fare. Ovviamente bisogna essere credibili per poter dare la voglia al cittadino di partecipare e di venire a votare, ecco. Cioè praticamente un calo della fiducia, secondo lei? Ma secondo me sì, cioè il fatto che comunque ci sia poca gente che viene a votare può essere una questione anche un po' culturale, ma sostanzialmente in questi anni, diciamo, forse hanno votato un po' tutti i partiti con la speranza che cambi qualcosa, poi nella sostanza di cambiamenti ce ne sono pochi. Poi a livello locale sono convinto che poi le scelte possono incidere un pochettino, ma si guardano più le persone, quindi è un capitolo un po' a sé, e bisognerà vedere se noi riusciremo a coinvolgere il più possibile i cittadini e far venire voglia di votare, di venire a votare e di cambiare anche questa situazione che a Castelgofredo secondo noi non è l'altezza per la città che abbiamo, ecco. Certo. Un'altra cosa che poi, un altro argomento, visto che poi parlavamo di opere pubbliche, durante il consiglio comunale, l'ultimo dove abbiamo approvato il bilancio, dopo vari sollecitamenti che abbiamo fatto sul, noi abbiamo una casa di riposo che è nuova, che sta, è addirittura d'arrivo, quindi l'amministrazione nostra avevamo diciamo aggiudicato il bando per la nuova casa di riposo, un edificio con 100 posti letto e con diversi servizi anche legati all'Alzheimer e alcune cose, però alla fine di questo mandato, probabilmente intorno alla primavera, verrà inaugurata. Nel frattempo si era pensato appunto di capire, ma nell'attuale casa di riposo cosa si potrà fare, la casa albergo Il Gelso, e noi abbiamo sottolineato come, dove attualmente sono presenti anche i nostri mini alloggio, sono dei mini alloggio protetti, che sono 16 mini alloggio protetti, di cui 6 sono attualmente vuoti perché l'amministrazione comunale dopo 5 anni non ha ancora deciso cosa farne. Sono mini alloggi protetti che a mio avviso sono il futuro anche delle esigenze che possono esserci anche per le famiglie e i cittadini, che diciamo sono sempre più famiglie di piccoli numeri, quindi magari molta gente sola che ha bisogno magari di un piccolo, di persone che abbiano di assistenza magari vicino, magari sono autonome, ma comunque magari la vicinanza di qualche dell'infermiere o di qualche servizio vicino possono fare la differenza, e quindi sono un po' il futuro e molti si stanno orientando su queste ma quindi strutture. Che cosa è stato approvato dopo? Ma è stato approvato che dopo 5 anni hanno dato il mandato a un incarico esterno per capire se effettivamente questi mini alloggi sono utili oppure no. E allora mi chiedo, visto che comunque anche loro in campagna elettorale avevano ipotizzato di ampliare questi mini alloggio, cioè 5 anni fa, allora cosa ci hanno raccontato? Se poi adesso devono chiedere a degli esterni il parere su il da farsi di questa struttura. Quindi le idee sono poco chiare, e dopo 5 anni ci troviamo che avremo una struttura praticamente vuota e non si sa neanche ancora cosa vogliono fare. Quindi cioè, un amministratore deve decidere, sennò perché viene votato? Certo. Quindi 5 anni per decidere su una struttura di questo tipo, con il fatto che avevamo lasciato 1 milione di euro come accreditamenti, quindi c'erano anche un po' le risorse per poter intervenire, e mi sembra una cosa che è imbarazzante da un certo punto di vista, sì. Perché ragazzi non si può, quindi far scegliere gli altri, sei tu lì per decidere, mi pare negativa come... Allora, fermo un attimino, riprendiamo questo discorso tra pochissimo con Davide Ploia, esponente, consigliere comunale di minoranza di Castelgofredo. Ci troviamo tra un paio di minuti.
Insieme a Davide Ploia, consigliere comunale di Castelgoffredo di minoranza, seconda parte di filo diretto, stava dicendo un amministratore deve decidere, perché adesso così, dopo 5 anni, ancora non si sa cosa si voglia fare di una struttura come quella della nuova casa di riposo, giusto? No, non la nuova, di quella vecchia, della, diciamo, della vecchia, quella vecchia, okay, vecchia casa di riposo. E i mini alloggi anche. E i mini alloggi sono una parte della, dell'attuale casa di riposo, quella vecchia, che dovrebbero rimanere lì. Almeno nelle nostre idee c'era quello di potenziare questo servizio, e c'era l'idea anche di potenziare magari i servizi primari sanitari, visto che si parla molto di sanità. Per dire, a Castelgoffredo, da quando c'è stato il Covid, non abbiamo più la guardia medica. Anche questo è un servizio che potrebbe essere interessante da ampliare, come altri servizi per i cittadini collegati a questa struttura, vicino anche alle esigenze dei cittadini, appunto, e di chi magari può essere ospitato in questi mini alloggio. Quindi, come ho detto prima, il pensare che dopo 5 anni, a fine mandato, si deleghi qualcuno di esterno per capire cosa fare di questa struttura, ci è avuto 5 anni per poter decidere, ed era una dei primi punti della loro campagna elettorale, vuol dire che o prima hanno detto delle cose senza avere le idee ben chiare su quello che si voleva proporre, o adesso non si ha la capacità di decidere, di amministrare, perché nel momento in cui si è votati, e perché si viene votati, perché bisogna decidere e fare per i cittadini. E quindi questo continuare a delegare senza decidere è un po' diciamo il sentore che fa capire che non sono gli amministratori giusti e che non hanno le capacità per portare avanti dei progetti nel nostro comune. Ma lo si è visto anche sulla questione, adesso cambio un altro discorso, un altro tema che è chiacchierato da diverso tempo è lo Smeraldo, questa struttura che diciamo dovrebbe partire il primo lotto. Noi avevamo già ipotizzato, appunto, di fare un centro polifunzionale dove poteva ospitare la biblioteca ma anche altri servizi. Poi l'amministrazione ha deciso di cambiare un po' il progetto e sostanzialmente diventa un ampliamento solo della biblioteca. Nel frattempo poi sono aumentati i costi e da 1,8 milioni siamo passati a più di 3 milioni di euro del costo dell'opera. Attualmente, dopo 5 anni, con 1 milione di euro diciamo nelle casse del comune, ci ritroviamo che anche questo è un capitolo che rimane aperto, nel senso che il primo lotto è andato, la prima gara è andata a vuoto, adesso si è ripresentata il progetto con una nuova gara d'appalto, ma che prevede solo una parte dei lavori. Quindi la prossima amministrazione dovrà capire cosa fare dell'altro 1,3 milioni euro. Quindi sta diventando anche legato un po' anche all'incapacità di fare delle scelte in tempi rapidi, sta diventando anche una spesa importante, ecco. E poi, pensando che poi sarà solo un ampliamento della biblioteca, perché poi il progetto non prevede più di tanto altri servizi se non come diciamo uno spazio per le associazioni, vediamo poi anche questo come verrà strutturato. Anche questo è uno delle iniziative di cui non si è voluti ascoltare il parere anche delle minoranze, e questi sono un po' i risultati, ecco. Quindi è l'atteggiamento che nessuno fa i miracoli, però se si ascolta anche il parere degli altri, questa amministrazione è stata, oltre ad essere sorda, è stata anche poco concreta, perché se vogliamo vedere perché cosa ha fatto questa amministrazione in questi 5 anni rispetto magari alcune iniziative che potevano essere fatte e invece sono ancora lì ferme, o comunque sono state fatte in maniera parziale. Spesso che si difendono legate un po' alle problematiche del Covid, della crisi. Io voglio solo ricordare due cose. Il Covid c'è stato anche in altri comuni, e altri comuni invece hanno colto l'occasione e hanno portato a casa diverse risorse. E quindi questa problematica lascia un po' il tempo che trova. In più, mai come in questo periodo, le amministrazioni comunali hanno ricevuto risorse da parte dello Stato. Io ricordo i tempi del patto di stabilità, quando non ti facevano spendere neanche un soldo,
adesso stanno arrivando contributi tra regione e Stato in maniera incredibile, quindi se non si ha la capacità di intercettare questi denari e tra virgolette moltiplicarli, perché poi bisogna avere la possibilità di drenare i soldi, certo, che ha il comune insieme agli altri. Ci ricordiamo quando i sindaci dicevano che i comuni erano solo esattori ai tempi del patto di stabilità. Le leggerei i messaggi, ne abbiamo tanti. Allora, sì, scusi Ploia, lei si candiderà ancora, vero? Vede che ci sono anche i cittadini che glielo chiedono. Sì, quindi... sì, sì. Poi, ancora, questa amministrazione si può vantare di avere una senatrice che salverà il distretto della calza, aggiungo io. Era sottinteso. Ma la vedo difficile come posizione. Penso che abbia un ruolo importante, perché è uno che una senatrice della Repubblica si deve da fare per il territorio. Attualmente non vedo questi risultati dopo alcuni mesi, comunque ce lo spieghiamo tutti che possa dare una mano, ecco. Allora, Ploia, il suo collega dell'altra minoranza fa il gioco della maggioranza attuale con dichiarazioni poco opportune. E un altro messaggio dice: volevo dire a Ploia che Gemia è il centro che Apole Frasiù. Ah, beh, ma questo ha ragione. Bene, lei ha capito, io no. Sì, ha detto oltre al centro ci sono anche le frazioni. Ah, appunto. Allora, dunque, poi ancora, Ploia, perché non sei candidato per le regionali? Ah, va bene, ok. Va bene, ho già sufficienza di questo governo. Secondo te, Davide, dice un ascoltatore, quindi un suo amico, quali sono le priorità per l'Alto Mantovano? L'Alto Mantovano sicuramente, cioè, se parliamo, come diciamo prima, bisogna cercare di capire dove sta andando un po' il mondo in questo periodo. Transizione ecologica e transizione digitale sono i due fenomeni che stanno colpendo sia le aziende che le amministrazioni pubbliche. Bisogna fare un po' squadra come distretto, come zona dell'Alto Mantovano che è molto industrializzato, per cercare di portare sia le aziende che gli enti pubblici su questa strada in maniera propositiva, ecco, questo. Ma non è che noi ci inventiamo niente. Se poi, allora, vediamo, Ploia, parliamo della piscina, chi dobbiamo ringraziare, chiede un messaggio, medico di base, però qualcosa è stato fatto, dai, dice. Sì, vabbè, i medici di base ovviamente è un problema generalizzato, quello che ho sottolineato è appunto che non abbiamo ancora la guardia medica a Castelgofredo. Mm-hmm. Medici di base, adesso abbiamo una struttura, speriamo che sia una soluzione stabile, perché appunto serve anche una medicina di gruppo per cercare di dare anche il servizio completo, sì. E quindi attualmente non siamo ancora in quella situazione, però ci auguriamo che questo possa accadere nei prossimi mesi. Poi, scuole servono, stop, dovete parlare piuttosto di come il paese è rinato grazie alla nuova amministrazione, dice un messaggio, un altro ancora, lei fa parte della minoranza, dunque lei, a parte la mancanza della naturale alleanza di centrodestra a Castelgofredo, dovete andare con Prignacca e lasciare la sinistra rancorosa. Ma Dio, secondo me c'è molta confusione da parte di chi scrive, perché non, a Castelgofredo ovviamente c'è questa amministrazione, poi c'è un gruppo di minoranza che è quello gestito dal consigliere Lamagni, poi ci siamo noi. Sul fatto che sia un'amministrazione che ha reso vivo il paese, secondo me proprio non mi trova d'accordo, e le ultime situazioni che si sono legate anche al carnevale la vedono proprio, è proprio l'esempio lampante di come un'amministrazione si è legata al fatto della crisi economica per diciamo trovare le risorse per poter fare un carnevale dignitoso, certo, quando i nostri comuni vicini l'hanno fatto quasi tutti. Allora, le leggo più messaggi, perché ne abbiamo tantissimi, sto vedendo. Però l'idea del parcheggio rosa è buona, fai sapere che è tua, dice un messaggio. No, beh, questa poi, scusi signor Ploia, possiamo dire la verità, sì, è di un'ascoltatrice di Temporario, che gliel'aveva suggerito al sindaco, mi pare di ricordare. Scusi signor Ploia, ma nella sua corrente politica ho sentito che c'è un altro candidato sindaco, ma allora volete perdere per forza, dice un messaggio. Io la volta scorsa l'ho votata, stavolta mi deve convincere di più con progetti attuali e seri, perché l'attuale amministrazione ha fatto quasi tutti i problemi che esistevano. Grazie Marino. Ma io voglio proprio vedere chiederei all'ascoltatore qual è una cosa che hanno portato a fine questa amministrazione.
Castel Goffredo chiedo io ai telespettatori. Castel Goffredo ha bisogno di un sindaco che capisce la calza. Io voto Alfredo Posenato sindaco, dice Enrico. Bisogna vedere se è candidato. È sì. Vero che andrete con la Magni, anche chiedono, e poi mini alloggi protetti da tutelare, fare e attivare anche, dice sì, un altro sì. Messaggio. Andate con la Magni? Ma la Magni, lui ha fatto una dichiarazione sulla Gazzetta dicendo che questa è la peggiore amministrazione degli ultimi 25 anni e che dice che se lui non farà un'altra lista, non farà una lista come ha fatto sempre tutti gli altri anni, e che è disponibile a dialogare con noi per fare una lista civica che guardi bene però il programma più che le persone. Questa è una sua dichiarazione recente, quindi noi come gruppo ci ritroveremo nei prossimi settimane. Ovviamente non decido io singolarmente, ma diciamo decidiamo come gruppo, quindi vedremo un po' il da farsi, ma queste sono situazioni che comunque fanno emergere, come anche nell'altra parte della minoranza, cioè, dice che questa amministrazione non ha fatto bene. Poi ancora vediamo. Scusi signor Ploia, ma nella sua corrente politica ho sentito che c'è un altro candidato, questo si vede che è arrivato a doppia, sì. Poi ancora anche questo è andato a doppio, problemi commercianti con negozi che chiudono, cittadina quasi deserta, di Castel Goffredo eravamo la città della calza, adesso con scelte politiche sbagliate siamo il cimitero degli elefanti. Scusi, ma le comunità energetiche le stanno facendo quasi tutte, e comunità energetiche la proponga nella sua campagna elettorale. Vabbè, abbiamo fatto la mozione. Dai, che se ti impegni di più e trovi alleati seri, ti candidi a sindaco, vinci, però devi fare i conti con una senatrice di un partito che va alla grande. Ma se la maggioranza non le dà retta, ci sarà un motivo o non è obbligata, chiede Annalisa. E poi ancora, i 3 anni di Covid li ha dimenticati, se li ha dimenticati. Beh sì, ma come dicevo prima, il Covid c'è stato anche per gli altri comuni sono andati avanti, noi siamo andati indietro, siamo rimasti fermi. Questa è la differenza tra un'amministrazione che diciamo ha fatto bene e chi non ha fatto bene, questo un po' il messaggio. Poi anche per esempio per i commercianti, una manifestazione come ad esempio il carnevale o altre iniziative comunque creano un volano meno per i bar, per i ristoranti e tutto quanto. Non fare, non pensare e mettere davanti dei problemi, questo non fa bene al nostro comune. Cioè siamo il comune che ha la maschera che è centenaria e non siamo riusciti a organizzare un minimo di carnevale dicendo che il comune non ha risorse o fa fatica. Cioè, questa fa un po' ridere, come fosse una battuta da carnevale, ecco, che è emersa. E gli altri comuni l'hanno fatto, e hanno avuto il Covid anche loro, e hanno i problemi energetici anche loro. Quindi certo, Datevi voi delle risposte su questa cosa. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Davide Ploia, consigliere comunale di minoranza di Castel Goffredo. Grazie. Bene, grazie a voi e buon lavoro. Grazie.